18:33, buon mercoledì sera dagli studi di TG 2000. Testimoni del Vangelo fino a dare la vita. Per voi l'ammirazione dell'intera Chiesa Cattolica. Inizia con un forte incoraggiamento il messaggio inviato dal Papa ai cattolici cinesi e alla Chiesa Universale, nel quale Francesco spiega le ragioni che sono alla base dell'accordo provvisorio con la Repubblica Popolare Cinese. Siete quotidianamente presenti nella mia preghiera, ha detto oggi il Papa al termine dell'udienza, esortando i fedeli di tutto il mondo a non lasciare soli i cattolici della Cina. Pierluigi Vito. Ho deciso di rivolgere ai cattolici cinesi e a tutta la Chiesa universale un messaggio di fraterno incoraggiamento che sarà pubblicato quest'oggi. L'annuncio di Francesco arriva al termine dell'udienza generale, parole attese per inquadrare il significato dell'accordo reso noto lo scorso 22 settembre tra Santa Sede e governo di Pechino circa la nomina dei vescovi in Cina. È innanzitutto un messaggio di ammirazione e riconoscenza a una comunità di cattolici che tanto ha sofferto a causa della fede. Per decenni, infatti, dall'instaurazione del regime comunista, le autorità cinesi si sono arrogate il diritto di scegliere i vescovi, imponendo una forzata separazione da Roma. Francesco quindi tira le fila del lungo e complesso dialogo tessuto da Giovanni Paolo II prima e Benedetto XVI poi, oggi approdato a questo nuovo accordo che, scrive il Papa, per la prima volta introduce elementi stabili di collaborazione tra le autorità dello Stato cinese e la sede apostolica, con la speranza di assicurare alla comunità cattolica buoni pastori. Una comunità che verrà coinvolta nel discernimento di buoni candidati in grado di assumere il delicato servizio episcopale. In questa strada di concordia, come spiega Francesco, un segno importante è stata la riconciliazione con gli ultimi 7 vescovi nominati dal governo senza il mandato pontificio, ritornati così nella piena comunione ecclesiale. Comunione e riconciliazione costituiscono anche l'impegno che Francesco affida ai cristiani dell'ex celeste impero. Tutti sono chiamati a essere buoni cittadini, con onestà, ma senza sottrarsi alla fatica di dire, quando occorre, una parola critica allo scopo di edificare una società più giusta e rispettosa della dignità personale. In chiusura il Papa si rivolge a coloro che guidano la Repubblica Popolare Cinese, rinnovando l'invito a proseguire, con fiducia e coraggio, il dialogo. La Santa Sede continuerà ad operare per crescere nell'autentica amicizia con il popolo cinese, per promuovere maggior rispetto per la persona umana anche nell'ambito religioso, mediante un dialogo franco e un ascolto senza pregiudizi. E l'accordo fra Santa Sede e Cina è stato uno degli argomenti affrontati da Francesco parlando con i giornalisti durante il volo di rientro dai paesi baltici. L'intesa non è un'improvvisazione, ma un vero cammino, ha detto Francesco. Sul volo papale c'era per noi Cristiana Caricato. Un processo andato avanti per anni, ora arrivato ad una svolta. Papa Francesco, sull'aereo dell'Air Baltic che lo riportava a Roma, ha affrontato con estrema chiarezza i nodi dell'accordo tra Cina e Santa Sede sulla nomina dei vescovi. Un lavoro lungo e paziente portato avanti dalla segreteria di Stato che ha dovuto sintonizzarsi sui tempi cinesi. È andato avanti 2 passi avanti, 1 indietro. 2 avanti, 1 indietro. Poi messi. Sono passati senza parlarci e poi il tempo di Dio che assomiglia al tempo cinese. Francesco ha rivelato ai giornalisti che i dossier su tutti i vescovi illegittimi ordinati dalla Chiesa Patriottica sono passati dalla sua scrivania. È stato lui a prendere la decisione di togliere la scomunica in cui erano incorsi, accettando l'ordinazione fuori dalla comunione con Roma. Così come per mesi ha seguito l'andamento del negoziato fornendo idee e suggerimenti. L'accordo l'ho firmato io. Almeno le lettere plenipotenziarie per firmare quell'accordo che io avevo firmato. Io sono il responsabile. Nessuna improvvisazione quindi, ma un cammino paziente con un esito che ha provocato inevitabili sofferenze nei tanti cristiani cinesi fedeli a Roma. E infine una precisazione riguardo la modalità con cui verranno nominati i vescovi. La cosa si fa in dialogo, ma nomina Roma, nomina il Papa, questo è chiaro. E preghiamo per le sofferenze di alcuni che non capiscono o che hanno
alle spalle tanti anni di clandestinità. E una delle conseguenze dell'accordo fra Santa Sede e Cina potrebbe essere la partecipazione di una rappresentanza di vescovi cinesi al prossimo sinodo sui giovani previsto in Vaticano in ottobre. Una novità che riscriverebbe la storia. Antonello Carvigiani. La lunga marcia di avvicinamento tra Santa Sede e Pechino potrebbe segnare presto un'altra tappa. Due vescovi cinesi, Giovanni Battista Yang Shaoting e Giuseppe Guo Jingkai, avrebbero ottenuto l'autorizzazione a partecipare al sinodo di ottobre in Vaticano. Lo scrive il sito Vatican Insider. Sarebbe un altro passo significativo, innanzitutto per le storie personali dei due. Se Yang Shaoting, infatti, viene scelto da Benedetto XVI e riconosciuto dal governo, l'ordinazione episcopale di Guo Jingkai invece avviene per volere di Pechino, nonostante le proteste della Santa Sede. Guo Jingkai è uno dei 7 vescovi ufficiali riammessi nella piena comunione ecclesiale citati oggi nel messaggio di Papa Francesco. E poi perché sarebbe la prima volta che vescovi della Cina continentale ottengono il visto per potersi recare in Vaticano dopo la rivoluzione maoista del 49. Al Concilio Vaticano II ce ne sono in realtà 59, ma nessuno ha una diocesi in Cina. 6 sono di Taiwan, 4 vivono fuori dal paese, gli altri sono missionari occidentali già espulsi. Nel 98 Giovanni Paolo II ne invita 2 al sinodo. Il visto viene loro negato. Per tutta l'assemblea 2 sedie rimangono sempre vuote a segnalare questo mancato arrivo. Anche nel 2005 nessun vescovo può rispondere all'invito di Benedetto XVI. È l'effetto della rottura tra regime comunista e Santa Sede. Pechino non accetta che uno Stato straniero possa governare la Chiesa cinese. Per questo crea l'associazione patriottica che controlla la Chiesa cattolica nominando anche i vescovi senza mandato del Papa. Nasce una chiesa ufficiale alla quale si contrappone una chiesa sotterranea. La scelta tra le due comunità non sempre è libera. Chi tra vescovi, sacerdoti o fedeli sceglie la chiesa patriottica non lo fa per opporsi a Roma. Lo scrivono già i vescovi cinesi partecipanti al Vaticano II chiedendo un'informazione più corretta e rispondente alla complessità della situazione. Negli ultimi anni inizia un processo di riavvicinamento per cui spesso le nomine episcopali sono concordate tra Roma e Pechino. Oggi in Cina ci sono 60 vescovi riconosciuti sia dalla Santa Sede che dal governo, una 30 solo da Roma, 7 esclusivamente dal governo cinese. Adesso tutti sono in comunione con il Papa. Siamo alla cronaca, sono stati arrestati 3 dei 4 responsabili della rapina e dell'aggressione ai danni del chirurgo Carlo Martelli e di sua moglie. Sono romeni di età compresa fra i 20 e i 30 anni e caccia al quarto uomo e ci sarebbe anche una quinta persona coinvolta. Leonardo Possati. Prosegue senza sosta la caccia all'uomo in provincia di Lanciano, in Abruzzo. Le forze dell'ordine stanno battendo le campagne alla ricerca del quarto uomo. La mente della violenta rapina di domenica scorsa ai danni del chirurgo Carlo Martelli e della moglie, entrambi 69enni, picchiati, lei mutilata un orecchio. In un primo momento si parlava di un cittadino italiano, ma sembrerebbe, dagli ultimi accertamenti, che possa trattarsi anche in questo caso di un romeno. Questa mattina sono finiti in manette 3 romeni, 2 fratelli e un cugino. Fra i 20 e i 30 anni stavano per partire con l'auto usata per l'assalto, una Golf di colore blu. Addosso avevano circa 3.400 euro e gli stessi giubbini di quella notte. Vi sarebbe poi un quinto complice, il cosiddetto palo, probabilmente una donna. Le indagini condotte dalla procura di Lanciano ieri sera hanno subito una brusca accelerazione dopo che gli inquirenti hanno ascoltato un uomo vittima di una rapina simile nei mesi scorsi. Avrebbe riconosciuto da alcuni tratti degli occhi gli stessi rapinatori che gli fecero visita. La dinamica fu la stessa, di domenica sera e con violente percosse nei suoi confronti, ma soprattutto, dice la vittima, avevano lo stesso sguardo dell'altra sera. Alla banda verrebbe accreditata anche una terza rapina. A un commerciante di San Vito che il 26 marzo scorso fu brutalmente percosso, rapinato e i banditi gli tagliarono un dito. Da parte sua, il ministro degli interni Matteo Salvini in un tweet ha commentato i 3 arresti di oggi e ringraziato le forze dell'ordine per il loro lavoro. Cambiamo argomento. Alla vigilia del Consiglio dei Ministri che approverà la nota di aggiornamento al documento di economia e finanza in vista della prossima legge di bilancio, il ministro Tria ha assicurato che farà gli interessi della nazione e non di altri. Ha fatto sapere inoltre che nella manovra ci saranno interventi graduali su flat tax, reddito di cittadinanza e Fornero. Rassicurazioni del ministro Di Maio arrivano sul rifinanziamento della cassa di disoccupazione. Augusto Cantelli.
Ho giurato nell'esclusivo interesse della nazione, non di altri, e non ho giurato solo io. Questa volta il ministro dell'economia Tria lo ricorda in pubblico in un convegno di Confcommercio e lo ricorda al premier Conte e ai suoi due vice Salvini e in particolare Di Maio. Che quando con emozione ho prestato giuramento, oltre alla fedeltà alla Costituzione, la terza frase del giuramento riguardava il fatto che giuravo di esercitare le mie funzioni nell'esclusivo interesse della nazione e non di altri. Il ministro dell'economia comunque assicura che domani, entro la scadenza ufficiale del 27 settembre, verrà approvata la nota di aggiornamento al documento di economia e finanza. Sono ottimista, aggiunge, e rassicura sulla stabilità dei conti e promette, tuttavia, che il reddito di cittadinanza farà parte della manovra. Ma il ministro del lavoro e dello sviluppo Di Maio ribadisce che il deficit al 2% non è un tabù, mentre rassicura i sindacati sul rifinanziamento della cassa di disoccupazione che scade a fine mese. Cominceremo con il dare risposta a quei 180.000 lavoratori che rischiano di finire in mezzo ad una strada. Siamo al lavoro in vista dell'imminente scadenza degli ammortizzatori sociali, affinché queste migliaia di lavoratori non siano costretti a rinunciare definitivamente al proprio lavoro. A Genova, mentre resta incerto il destino del decreto, non è ancora chiaro infatti quando arriverà al Colle, monta la rabbia degli sfollati. Il Comitato dei Cittadini annuncia una protesta sotto casa di Beppe Grillo. Luciano Piscaglia. È ancora fermo in Ragioneria di Stato il decreto Genova. Entro oggi, aveva dichiarato questa mattina il vice premier Luigi Di Maio, il decreto deve essere al Colle, invece è ancora in attesa della cosiddetta bollinatura, cioè della necessaria verifica delle coperture economiche prima del trasferimento al Quirinale. La bozza del decreto, quella pubblicata oggi sul sito di Repubblica, porta la data del 19 settembre, presenta infatti diversi spazi bianchi al posto delle cifre previste per la ricostruzione del Ponte Morandi, e la Ragioneria di Stato, come ha precisato il Ministero dell'Economia, lo sta completando. Ieri sera la Presidenza del Consiglio aveva dato per concluso l'iter e imminente la salita al Colle del decreto. Non è accaduto e forse per la firma di Sergio Mattarella si dovrà attendere ancora qualche giorno, al massimo entro venerdì, ha detto oggi il Ministro dei Trasporti Danilo Toninelli prima del suo question time alla Camera. Il mio obiettivo, al pari di quello dell'intera compagine governativa, è quello di assicurare al martoriato territorio di Genova la ricostruzione quanto più veloce possibile del ponte crollato, con l'intransigente rispetto della legalità e della trasparenza. Il decreto non deve però diventare un decretino, avverte il governatore della Liguria Giovanni Toti, e deve contenere anche il nome del commissario straordinario. Intanto, mentre il porto di Genova si organizza per fare fronte all'emergenza e la procura acquisisce la relazione del Ministero dei Trasporti, che accusa Autostrade per l'Italia di non avere effettuato i dovuti controlli, cresce la preoccupazione per il prolungarsi dell'attesa. Quel che resta del ponte potrà essere demolito infatti solo quando termineranno i sopralluoghi dei periti di parte, non prima quindi di metà dicembre. E aumenta la rabbia degli sfollati, pronti, come ha minacciato il presidente del loro comitato Franco Ravera, ad andare a protestare anche sotto la casa di Beppe Grillo. Altri sfollati sono circa 500 in Toscana a causa dell'incendio sul Monte Serra che ha mandato in fumo 1000 ettari di terreno. I venti, seppure in attenuazione, continuano ad alimentare le fiamme. La procura indaga per rogo doloso contro ignoti. Caterina Dall'Olio. 15 anni, così tanto servirà per ripristinare il territorio devastato dalle fiamme tra Vico Pisano e Calci nel Pisano. 1000 ettari di terra, in parte coperta da coltivazione e in parte da boschi, andata a fuoco quasi sicuramente per mano di piromani. Le lingue di fuoco sono arrivate a 30 metri di altezza. Le fiamme non sono ancora spente a distanza di 2 giorni. Le squadre dei vigili del fuoco stanno dando la caccia agli ultimi focolai portati a distanza di chilometri dalle raffiche di vento, mentre la polizia cerca di scovare i responsabili del gesto criminale che ha causato l'evacuazione di circa 500 persone.
Non sarà facile, ha precisato il governatore della Toscana Rossi, perché quelli che hanno appiccato il fuoco hanno agito di notte. La procura però avrebbe individuato 5 sospettati, 5 persone già conosciute alle forze dell'ordine. Sul campo si è scoperto il luogo da cui sarebbe partito l'incendio, lì sono stati trovati i probabili inneschi. Disastro nel disastro, tantissimi ulivi centenari sono andati distrutti nel rogo e a farne le spese adesso sono diversi agricoltori che si trovano la produzione di olio dimezzata. Solo per l'agricoltura si parla già di 6 milioni di danni. 200 persone delle 500 fatte uscire dalle loro case raggiunte dalle fiamme stasera potranno rientrare. Gli altri rimarranno ospiti in strutture alberghiere o a casa di parenti e amici. Purtroppo ci sono molti casi di immobili bruciati. Non si sa ancora. Devono fare prima sopralluoghi per vedere i danni che hanno subito. Tutte le nostre attività di evacuazione sono state organizzate in brevissimo tempo perché cambiava la direzione, eravamo costretti a portare via le persone, le strade sono molto strette, quindi non tutti i mezzi riuscivano ad arrivare e c'è stata la necessità spesso di andare a prendere le persone a piedi. Poi... Passo in avanti per la sicurezza in auto dei bambini, è stata approvata infatti la cosiddetta legge Salva Bebè che introduce l'obbligo in auto del dispositivo antiabbandono sui seggiolini, un provvedimento destinato a cambiare alcune norme del codice della strada. Alessandra Camarca. I seggiolini anti-abbandono diventano obbligatori per legge. Il Senato ha definitivamente approvato il provvedimento che disciplina l'uso di seggiolini dotati di un apposito allarme che aiuti i genitori a non scordare i propri bambini in auto. Ora il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dovrà emanare entro 60 giorni un decreto che indichi i criteri tecnici e costruttivi di tali sistemi e dal 1 luglio 2019 i seggiolini senza allarme saranno considerati fuori legge. Le autovetture di nuova immatricolazione dovranno dunque essere dotate di un segnale luminoso e uno acustico che avviseranno i genitori della presenza del bambino in auto anche quando si spegne la macchina, così da evitare che i minori vengano dimenticati dentro l'abitacolo con conseguenze purtroppo spesso mortali. Nel nostro paese sono almeno 10 le tragedie accertate di questo tipo avvenute tra il 2011 e oggi. L'ultima vittima a maggio scorso. Per imporre il dispositivo antiabbandono come dotazione obbligatoria che produce il veicolo o il seggiolino sarebbe stata necessaria una norma europea che ancora non c'è. Quindi il testo di legge prevede esclusivamente un obbligo di utilizzo per chi trasporta bambini fino a 4 anni, se conduce autovetture e autocarri, come per esempio furgoni o tir, mentre sono esclusi pullman e pulmini. Le sanzioni per chi non si adeguerà sono quelle già previste per chi non allaccia la cintura o fa viaggiare i bambini senza seggiolino, una multa da 81 euro, una decurtazione di 5 punti e in caso di recidiva nel biennio la sospensione della patente da 15 giorni a 2 mesi. Gli esteri, come prevedibile, Donald Trump si è preso la scena all'Assemblea Generale dell'ONU mescolando minacce a promesse, ma ad attirare l'attenzione c'è stata anche un'altra partecipante all'Assemblea, anzi due, guardate, Marco Burini. In less than 2 years my administration has accomplished more than almost any administration in the history of our country. America's so true. Didn't expect that reaction, but that's okay. Ma sì, va bene così. Per uno che viene dallo spettacolo e che fa della politica uno spettacolo, non sono certo le risate dell'Assemblea Generale dell'ONU a imbarazzarlo. Anzi, a partire da lì Trump imbastisce il suo discorso secondo i suoi gusti, che ormai conosciamo. Elogia il dittatore nordcoreano Kim Jong-un, giovane ma abile nel tenere la scena con le ultime aperture nel processo di pace, e dice che lo rivedrà presto. Poi passa alle minacce. All'Iran, chiedendo alla comunità internazionale di isolarlo, alla Siria, nel caso Assad dovesse usare di nuovo armi chimiche, al Venezuela, per il quale auspica un golpe dei militari per rovesciare Maduro. Una pioggia di invettive anche su bersagli più grossi, come la Cina, che attacca per le sue politiche commerciali definite un abuso, o la Germania, che rischia di diventare dipendente dalla Russia per la fornitura di energia. Insomma, c'è poco da ridere davanti alle sparate di Trump. Anche la soluzione dei due stati per la questione israelo-palestinese, che ha tirato fuori a sorpresa nell'incontro di poco fa con Netanyahu, è tutta da chiarire. Eppure il governo italiano confida nello stratega della Casa Bianca.
Il presidente del Consiglio Conte era seduto vicino a Trump nel pranzo ufficiale e ha provato ad invitarlo alla conferenza sulla Libia che si terrà a novembre in Sicilia. Ma c'è politica e politica. La 73esima Assemblea Generale dell'ONU ha avuto un'altra protagonista, Jacinda Ardern, la premier neozelandese che ha portato con sé la figlia Neve Te Aroha, poco più di 3 mesi. Mentre la mamma parlava al summit sulla pace dedicato a Nelson Mandela, il padre, Clark Gayford, che di mestiere fa il presentatore televisivo, se ne stava zitto e buono con in braccio la piccola. È cominciato, cambiamo argomento, il secondo periodo del pellegrinaggio nazionale a Lourdes promosso da Unitalsi, l'associazione cattolica dedicata al servizio degli ammalati, in particolare al loro trasporto verso i santuari di tutto il mondo. Fino a sabato i 2500 partecipanti saranno accompagnati da un versetto del Vangelo di Giovanni, qualsiasi cosa vi dica fatela. Nel pomeriggio, stiamo vedendo le immagini, si è svolta la processione eucaristica partita dal podio della prateria per passare prima davanti alla grotta delle apparizioni e arrivare fino alla basilica di San Pio X. Dopo l'adorazione, la benedizione dei malati e dei pellegrini che ha concluso il momento celebrativo più importante della giornata. Domani poi la tradizionale processione notturna, appuntamento che potrete seguire in diretta su TV 2000 a partire dalle 21. A Cascia adesso, in provincia di Perugia, dove è stato riaperto il centro per la riabilitazione e l'assistenza di malati di SLA, è la prima struttura sanitaria che torna a essere operativa in modo stabile nella zona del cratere dopo il terremoto di 2 anni fa. A Cascia, quella che era la casa per gli esercizi spirituali intitolata Santa Rita, è il nuovo polo medico-sanitario dedicato a tutta la popolazione dopo che il terremoto di 2 anni fa aveva reso inagibile la struttura ospedaliera locale, una palazzina intera messa a disposizione dalle monache agostiniane e ora al servizio del territorio. Sono previsti 20 posti letto per la riabilitazione intensiva e 20 posti letto per la residenza sanitaria assistita. RSA. Più al piano terra troveranno posto i servizi ambulatoriali. La riconversione della casa in struttura ospedaliera, che ora sarà gestita dalla ASL 2 dell'Umbria, ha richiesto importanti interventi all'edificio. I fondi sono arrivati da progetti solidali come quelli delle fondazioni Vodafone e Francesca Rava, ma anche da centinaia di benefattori che hanno lasciato piccole e grandi offerte al monastero e alla Basilica di Santa Rita. Questo progetto è stato reso possibile grazie alla donazione di tantissime persone legate a Cascia, legate alla figura di Santa Rita, donatori che hanno fatto donazioni piccole da 5 euro ma anche donazioni molto più importanti. Per noi ogni donazione è fondamentale e determinante perché è frutto di una relazione. Ringraziamo tutti i benefattori, chiaramente ringraziamo le monache e i frati agostiniani. Abbiamo costruito 8 scuole, di cui proprio 2 a Cascia, un'elementare e una media, e è bello vedere come i territori stanno rinascendo. Ed è il momento del TG Post, oggi dal difficile e problematico quartiere Sappusi di Marsala, siamo in Sicilia vicino Trapani, in questo rione grazie a una collaborazione fra comune, parrocchia e volontari è nata un'orchestra popolare, una storia che ci racconta Sergio Canelles, noi ci vediamo alle 20:30 con tutti gli aggiornamenti, a dopo.